Un paio di note, beh, in realtà sono stato invitato per parlare di un lavoro che ho fatto insieme a un'altra collega ed è un piccolo libro che è stato pubblicato con Oepli a novembre. Non so come sta andando perché i dati sono semestrali, non, se non ci siamo ancora nel caso vi farò sapere. E in questo libro parliamo di e-commerce e di user experience. Io in particolare ho seguito la parte sull'e-commerce, che è la prima metà, la seconda metà è stata seguita dalla mia collega Lisa Liberio, che purtroppo per fortuna lei non è qui perché è in Salesforce a Dublino. Io mi occupo di e-commerce e innovazione dove lavoro in Accenture Digital e faccio altre cose come progetti in cui ho incontrato persone molto interessanti e capaci come le due che mi hanno preceduto oggi. Però c'è sempre stato come dire, c'è una mancanza nel libro, quindi per chi dovesse prendersi la briga di leggerlo, nel caso doveste fare, scrivetemi, fatemi sapere cosa ne pensate. Non ho avuto la possibilità di mettere tutta la parte che riguarda il futuro, cioè nel libro si parla più o meno dagli anni 60-50, anche prima in realtà, a oggi, cioè a che cosa c'è oggi, cosa è necessario fare oggi per poter mettere in piedi l'e-commerce, ma ci sono solo dei piccoli accenni, delle piccole pillole al futuro. Quindi questa presentazione, diciamo che Andrea mi ha dato una possibilità o fare un'intervista un po' più tradizionale oppure provare a portare qualche contenuto, ho voluto sfruttare l'occasione per mettere in piedi la parte che mancava, cioè che era la visione nel futuro, che poi in realtà è di quello di cui io mi occupo il 40-50% del mio tempo. Quindi questa bene o male è l'agenda collassata, poi ci sono varie sottocategorie che adesso andremo a vedere, che riguarda l'innovazione che ci si aspetta avremo nell'e-commerce nei prossimi 5-10 anni, orientativamente. Conversational Immersive Personalized con alle spalle delle determinate metodologie di sviluppo che ora poi vi farò vedere. La primissima parte è una parte a cui tengo molto perché se ne parla già da un po' e si stanno vedendo i primi risultati adesso ed è quello che viene definito conversational commerce. Il conversational commerce punta a ridurre quella che è l'interazione con il brand, quindi con chi vuole venderci, che sia offline o meno, alla comunicazione verbale attraverso determinate metodologie. Quella più attualmente in vista, è forse quella dei chatbot. Per avere un'idea, quanti avevano sentito parlare di chatbot? Wow, tutto bene. I chatbot sono diciamo, sono dei software, possono o meno essere intelligenti, possono o meno essere ibridi. Vuol dire che dietro può esserci o un albero decisionale, non so chi aveva Messenger ai tempi e chattava con Doretta, avevate praticamente, salutavate e lei rispondeva ciao, a prescindere da qual era il tipo di interazione. Ad albero decisionale, oppure hanno dietro intelligenze artificiali più o meno complesse che imparano da quello che dite e applicano poi ciò che hanno imparato nella comunicazione con voi e possono più o meno essere addestrati a livello di singolo utente o di cluster. Qual è il punto fondamentale di un chatbot? Nel momento in cui si è in grado di poter simulare l'interazione umana con una macchina, si riesce ad avere una macchina, un'interazione umana perfettamente scalabile. Il lato positivo di un chatbot è che una persona, per esempio un centralinista, può parlare con una sola persona in contemporanea. Un chatbot può servire milioni di persone allo stesso tempo. Qual è la complessità? La complessità è una cosa che viene chiamata test di Turing, per il quale si cerca di capire qual è il livello di, come dire, di capacità di emulazione dell'intelligenza artificiale di una conversazione reale. Per il momento non c'è ancora stato un test di Turing passato effettivamente, ma ci sono delle ottime approssimazioni. Quindi l'obiettivo è poter mettere l'interazione umana at scale, permettere di scalare, facendo leva su tecnologie di machine learning. Il machine learning è la tecnologia che sta dietro l'intelligenza artificiale, penso che qua ne sappiate parecchio, considerando la location. Il che si concretizza nell'avere dei chatbot. C'è un certo livello di evoluzione, poi questa tematica si mischia con un'altra tematica, si fonde con un'altra tematica che è il digital assistant, che vedremo tra poco. Ma fondamentalmente il concetto è che dal 2006 con IBM Watson, che vince una sfida, un momento topico di questo trend è la vittoria di Watson in Jeopardy. Jeopardy è una sorta di quiz televisivo americano dove per la prima volta un software ha battuto un essere umano, poi da lì le cose sono esplose fino ad arrivare allo scorso anno in cui un'intelligenza artificiale di Google ha battuto il campione mondiale di Go, che è una sorta di dama a scacchi giapponese estremamente complessa. C'è tutto un altro livello di evoluzione e si sta trasformando in quella che viene definita, che almeno noi definiamo a livello pratico, la tempesta perfetta.
questi chatbot, quindi hanno adesso la capacità di poter emulare le interazioni umane, iniziano ad avere dei channel per poter raggiungere gli utenti in maniera capillare, channel che sono le applicazioni di messaggistica, Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram. Orientativamente chiunque abbia uno smartphone ha almeno uno di questi software. Ci si aspetta che nei prossimi 1, 2, 5 anni sempre più brand inizieranno a vendere i propri prodotti su questi canali. Quindi voi vi ritroverete dei messaggi sul vostro WhatsApp o sul vostro Facebook che arrivano non dal vostro amico, ma che arrivano da Sephora, come vedremo adesso, o Louis Vuitton, o Ryanair per esempio, che ora che vi ricorda qual è il volo che dovete prendere e magari vi chiede se volete anche prenotare il posto e magari dargli una decina di euro in più. Ci sono N soluzioni che funzionano in questo termine. Sephora è uno dei brand che sta investendo di più, non solo su questo trend, ma anche su altri trend, ma qui è particolarmente significativo. Su Sephora potete andare su, in questo caso loro l'hanno su Kick, che è una piattaforma di messaggistica più utilizzata in America, per andare su questa piattaforma e interagire con il brand. Quindi lui vi farà domande per capire quali sono i vostri gusti, quali sono i vostri colori preferiti, qual è il vostro prodotto preferito, che cosa state cercando e poi vi aiuterà nella selezione di quello che è il prodotto. Qua dentro c'è una tematica enorme che poi si riversa anche nel trend di Digital Assistant ed è il nuovo design dell'interazione. Qui però ti occupi di linguistica, giusto? Filosofia del linguaggio, sì. Ok, linguistica, filosofia del linguaggio. E ricade tutto quanto qua dentro e ora vi spiego perché. Il Digital Assistant, a differenza del chatbot, il chatbot è una chat, quindi tendenzialmente si comunica via messaggio, istantaneo, testo. Cosa c'è di ancora più semplice del messaggio istantaneo? La voce. Quindi qual è la differenza? È che il Digital Assistant è avere sempre la stessa intelligenza artificiale, ma che comunica verbalmente con le persone. Quindi si va ancora un passo oltre nella semplificazione dell'interazione. Immaginate di poter interagire con il vostro brand come interagite con il vostro migliore amico, di poter parlare con Sephora per poter comprare prodotti Sephora. Quindi, Sephora, sto cercando un fondotinta. Oh, ok, quale fondotinta vuoi? Ma un fondotinta che sia waterproof. Ok? Questa è l'interazione, la semplificazione massima e sta tutto quanto in un design di linguistica. In ambito informatico digitale noi abbiamo varie definizioni e parole tecniche, tra queste c'è UX. La UX è la user experience. In pratica è l'esperienza che l'utente vive attraverso le interfacce che gli vengono fornite. Qua dentro, in quella frase lì, c'è un indotto enorme di designer, di professionisti, di curatori che si occupano nel disegnare siti internet per poter avere la UX più semplice possibile. In questi trend la UX è il parlato, è lo speech, è il modo con cui, è il tono con cui Alexa si interaziona, Alexa ed altri assistenti che lo vedremo, si interazionano con i propri clienti. Un esempio, e poi vado avanti, Amazon è uno dei principali produttori di Digital Assistant attraverso Amazon Echo e loro hanno diversi casi studio per poter far vedere l'efficacia di questo tool. Un caso studio emblematico è stato fatto non ricordo esattamente la regione, ma mi sembra fosse nell'Africa centrale. Avevano un grosso problema per il quale le persone non sapevano, mancavano di nozioni di agricoltura, quindi avevano problemi nel coltivare. Hanno utilizzato Amazon Alexa, l'hanno attaccato, che è un assistente digitale, l'hanno attaccato a un numero telefonico e queste persone che hanno praticamente zero capacità digital, zero, non hanno mai visto un computer o un cellulare, attraverso un numero telefonico, parlando con un assistente, potevano chiedere informazioni su come coltivare, come seminare, come irrigare. E questo ha avuto un impatto estremamente positivo sul pool di popolazioni su cui è stato testato. Questa è la massima semplificazione, una roba del genere la potrebbe usare mia nonna. E in realtà lo fa. Questa è un'altra storia. L'hai usata come cavia, Giacomo? L'ho usata anche come cavia, ora ci arrivo. Non c'è mia nonna nella presentazione, non vi preoccupate, però ci sono un paio di oggettini. Questa è l'evoluzione degli assistenti digitali. Si è iniziato nel 2010 con Siri, chi ha un iPhone bene o male presente di cosa sto parlando, e si sta proseguendo fino ad arrivare ad Apple Home. Il leader in questa storia è lui, Amazon. Con Alexa, che si è poi concretizzato in Amazon Echo, Apple Dot, adesso tutti i prodotti Amazon Echo stanno esplodendo, stanno aumentando sempre di più.
Gli Amazon Echo, per darvi un'idea, sono dei cilindri che voi vi mettete in casa, in camera, in ufficio, in cucina, dove volete, e dentro c'è un assistente digitale. In Italia non è disponibile, purtroppo, potete acquistarli in qualunque altro store nel mondo, però c'è Germania, UK, US e forse Francia, ma non sono sicuro. Se ci tenete potete acquistarlo, ve lo attaccate in casa, funziona solo in inglese, ma è molto divertente, ci controllate Spotify e altre cose interessanti, ma fondamentalmente che ci potete parlare, ci potete ordinare prodotti, potete metterci la carta igienica che è finita, aggiungerla alla lista della spesa e poi fare un ordine diretto su Amazon. E questo è tutto voce. Qui non c'è una finestra da aprire, non c'è niente, se non attaccare una spina e collegarlo al wifi. Fine. E avete aperto un nuovo canale di acquisto con il vostro utente. Questi software, in particolare Amazon, permetterà a breve, per ora permette di fare product discovery, ma non ancora il checkout, di acquistare prodotti di terzi. Quindi nel mio lavoro mi capita di avere clienti che vogliono avere questo tipo di servizio. Quindi, non so, sono un'azienda che lavora nel fashion, voglio avere l'ultimo prodotto, oppure voglio riordinare un prodotto perché si è perso, oppure perché è finito. Posso farlo via Amazon, arrivando a casa, appena il need di avere un nuovo prodotto mi appare, appena ho il bisogno, posso parlare con Alexa ed averlo immediatamente risolto senza neanche accendere un computer. L'Apple Home ora è l'ultima cosa che stiamo aspettando, dovrebbe uscire a breve, è praticamente l'emulatore dell'Amazon Echo e del Google Home. Anche questo arriva nei trend, in Italia non è per nulla percepito perché come al solito qui arrivano le cose un 5 anni in ritardo, ma anche perché l'italiano è una lingua molto complessa da poter essere gestita rispetto all'inglese, ma questi sono più o meno i trend per darvi un'idea. Dovrei potervi condividere questi dati, quindi se non ci vedete li riuscirete a vedere. Comunque il sito da cui ho preso questi dati in particolare è lì in basso, voicebot.ai.ai. Tutti quanti dati interessanti, secondo me il dato più interessante è questo però, che è la previsione di penetrazione del mercato americano degli smart speaker. Ad oggi il 7% della popolazione americana, delle case americane, hanno dentro un digital assistant. Ok? 7%. Entro il 2020 si stima si diventi il 75%. Ora, ipotizziamo non sia il 75% ma sia il 50% perché hanno fatto un forecast troppo alto. È comunque metà della popolazione americana che ha all'interno un assistente in casa con il quale gestisce compiti, spese, informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E da qui l'importanza per tutta una serie di brand di posizionarsi su questo nuovo canale. È un nuovo canale, è come il sito internet negli anni 90, questo ci si aspetta diventi il nuovo sito internet nei prossimi anni. Ci sono alcuni esempi di aziende che hanno fatto più o meno scuola, la prima in particolare, la seconda l'ho presa perché era italiana. Però 1800 Flowers ha fatto anche un chatbot che ha fatto a sua volta la storia. Cosa ci potete fare? Alexa funziona con le skill, sono come le applicazioni dei cellulari, le attivate e sono disponibili. Con Alexa potete chiedergli di spedire i fiori alla vostra fidanzata, di vedere a che punto è la spedizione, di vedere quali fiori ha disponibili. Idem con Kiko, se avete fatto un ordine con Kiko Milano, un'azienda partner ha fatto questa skill e potete tracciare dov'è il vostro ordine. Sono funzioni semplici per il momento, ma ci si aspetta di essere sempre più complesse. Qualche domanda? Su questo punto, su questi punti. Posso trovare anche la mia valigia all'aeroporto di San Francisco? No, ci sono altre soluzioni per quelle, però. La battuta è, ci sono applicazioni anche nei servizi, visto che hanno dei grossi problemi di quantità di informazioni da gestire e personalizzare. Ci si può prenotare Uber? Ci si può prenotare, ordinare la pizza, da Pizza Hut? Ci sono parecchi servizi che si possono utilizzare. Non sono andato nel dettaglio perché volevo essere più leggero possibile, però qui dentro in teoria c'è. Potremmo starci a parlare un'oretta. Ci sono piattaforme di learning che usano questa tipologia di servizio? Che veicolino contenuti di learning attraverso Alexa? No, ma che io sappia, poi per 99 su 100 ci sarà perché c'è tutto, però che io sappia no. Un nulla che abbia fatto tra virgolette scuola, che paga la pena sapere, ma è possibile sentire gli e-learning attraverso Alexa. Ci sono robe simili. Scusa? È possibile però utilizzare, per esempio, ascoltando Spotify. Ci sono dei servizi di e-learning su Spotify che possono essere ascoltati su Alexa. Diciamo che Alexa è un canale, più che parlare di contenuti si parla di canale. Quindi e-learning attraverso Alexa si può fare, però skill verticali sull'e-learning magari ci sono. Molto lente ci sono, allora se vuoi durante l'aperitivo controlliamo, cioè ho la lista, cioè ho il sito internet.
si può controllare un po'. Ok, adesso il problema di parlare di innovazione è che spesso non c'è ancora quello di cui volete parlare ed è un casino trovare qualcosa che renda l'idea di che cosa si stia parlando. E questo è uno dei casi principe. L'anno scorso, no, in realtà nel 2016, c'è un articolo secondo me estremamente interessante di Wired che parlava di questo trend, Augmented Our Reality, che non si è più toccato direttamente, ma secondo me loro avevano beccato una mosca bianca che sta passando leggermente sott'occhio. Ed è sostanzialmente il concetto di abbandonare quella che è l'interazione con i cellulari per passare a un'interazione puramente vocale. Qui ci sono elencati tutti quanti smart device che sono semplicemente gestiti dall'audio. Quindi voi mettete gli auricolari o le cuffie, particolarmente famose sono le Vinci Headphones, che sono ovviamente delle cuffie autonome, hanno intelligenza artificiale al loro interno, e vi permette di interagire con loro attraverso l'audio. Se qualcuno di voi ha acquistato gli Apple AirPods e ha Siri attivato, è stupendo. Voi praticamente parlate con Siri come se fosse con la vostra segretaria 24/7. Quindi vuol dire che in qualunque posto dove voi siate non avete più bisogno di avere il cellulare per poter comporre il numero del vostro amico, ma vi basta chiedere a Siri di poterlo fare. Questo vuol dire staccarsi da quello che è l'interazione fisica con un device e passare a quella che è l'interazione vocale con il vostro assistente personale. In remoto, dovunque voi siate, non serve più avere la chat sul cellulare con il chatbot o avere il piccolo totem di Amazon dentro casa. Se qualcuno non ha mai visto questo film, lo consiglio clamorosamente. Her è praticamente uscito più o meno ai tempi così, 3 anni fa. Ed è molto interessante perché sostanzialmente è la storia d'amore fra un uomo e un'intelligenza artificiale e il 95% delle interazioni avviene attraverso l'audio. Sedete lui lì a un piccolo auricolare ed è quello che veicola tutta quanta la storia d'amore che ci sono fra queste due entità. Poi non vi faccio spoiler, è molto interessante sia da un punto di vista di trama che da un punto di vista tecnologico. Ma ricorda molto Black Mirror prima che lo producesse. Secondo trend. Immersive commerce. Quindi abbiamo preso la parte di conversational, più o meno questo era un intro, poi se avete modo e avete voglia di approfondire e fare due chiacchiere è sempre disponibile. Parliamo a immersive. A sua volta ha varie tematiche all'interno, tendenzialmente per darvi un contesto si parla di augmented e virtual reality, con un po' più di complessità nel mezzo che adesso vi faccio vedere. Differenza intanto fra augmented e virtual reality. Augmented reality, qualcuno potrebbe uccidermi, Pokémon Go, chi lo conosce? Ok, non è esattamente augmented reality, ok, ma vi dovrebbe dare un'idea di che cos'è. Quindi voi avete un'interazione con la realtà e il cellulare vi fornisce un layer on top di informazioni che voi usufruite e che si fanno immergere con insieme alla realtà. Pokémon Go non è esattamente augmented reality puro, ma vi dà un'idea. Virtual reality invece richiede quello che il ragazzo dietro di me sta indossando, quindi per il momento un mega set davanti agli occhi che può essere gestito in maniera diversa, in vari modi, e vi permette di entrare in una realtà completamente indipendente dalla realtà in cui siete inseriti. È molto divertente vedere le persone che si fanno dei viaggi sulle montagne russe indossando questa roba qui. Tendenzialmente lo fanno fare da seduti perché le persone cadono a terra rovinosamente alla prima curva, tanto è immersiva l'esperienza. Un breve why dei due punti, e adesso poi vi lascio, ma come dire, è abbastanza semplice il concetto. Da una parte la virtual reality punta a democratizzare le esperienze. Parlavo prima con una collega, che sta completando gli studi. È vero che fornisce un surrogato, ma è pur sempre un qualcosa. Mi spiego meglio. Sarebbe stupendo poter vedere il Taj Mahal, oppure vedere l'alba sull'Everest. Sono esperienze che, non so per voi, ma è estremamente difficile da poter fare, e se anche si dovesse riuscire a farle, sarebbe estremamente difficile riuscire a farne molte in breve tempo.
In ambito commerce cosa vuol dire? Beh, vuol dire poter comprare più o meno tutto, se ci sono i contenuti, e ora poi lo vedremo, da remoto, avendo un'esperienza fisica quasi di un prodotto che in realtà lì non c'è. Uno dei problemi principali, soprattutto quando si parla di fashion e si vende il fashion, per esempio, prendete Zegna. Zegna è un brand italiano di alto lusso, altissimo livello, e una giacca di Zegna costa dai 3-5 mila euro. Per poter giustificare questo prezzo all'utente finale, tendenzialmente negli store ci sono dei concierge che vi portano in mano il pezzo, vi fanno sentire il tessuto, la cucitura, tutta una serie di dettagli che attraverso un'immagine, per quanto ad alta risoluzione ci possa essere, su un e-commerce è estremamente difficile da far rendere. Se invece vi permetto di vedere il prodotto in realtà virtuale, con tutti quanti i dettagli del caso, e magari farvelo anche provare addosso attraverso uno smart screen, le probabilità che questo valore passi sono molto più alte. Amazon aveva introdotto uno specchio, aveva brevettato uno specchio 3 mesi fa, proprio per aumentare l'esperienza sulla vestibilità del capo o sulla persona. Amazon? Lo vado a vedere. Per noi è un... Cioè, l'hanno brevettato... Lo vado a vedere. Per quella che è la mia esperienza, è una roba, è più o meno il santo graal per il momento, lo stanno cercando tutti quanti, è una roba che funzioni come deve funzionare. Me lo sono perso, vado sicuramente a vederlo, e ci si aspetta parecchio da servizi del genere. Probabilmente sono l'unico a non avere una condizione esatta, però ci dai un prezzo più o meno indicativo dell'hardware, in modo tale che si capisca anche quanto è alla portata di tutti? Ok, poi torno dietro una slide. Vi do un'idea. Allora, i visori per realtà virtuale vanno da 30 dollari, che è una roba fatta in cartoncino di Google, si chiama Google Cardboard, questa è la seconda generazione. Funziona mettendo il vostro cellulare davanti, in realtà virtuale è molto base, è molto, come dire, semplice. Si va a una roba ibrida, sempre di Google Daydream, siamo sui 100-130 euro, 130 dollari. È una roba un pochino più avanzata, ma sempre a base di cellulare all'interno, e però è in tessuto, è un pochino più curato, e si arriva poi ai due leader, che orientativamente tre leader sono Sony, Oculus, HTC, e iniziamo a essere intorno agli 800, dai 3 agli 800 euro. Considerate che ci sono enormi aspettative per lui, per l'Oculus Rift. Stiamo aspettando che esca la nuova versione, dovrebbe uscire quest'anno. Questi non hanno bisogno del cellulare, ma hanno bisogno di un'enorme potenza computazionale alle spalle per poter avere una performance adeguata. E allora ci si aspetta che esca il nuovo Oculus Rift, che sia un device stand alone, cioè un device non collegato a un computer, per poter avere il massimo delle performance ovunque uno sia, sostanzialmente. Prima di tutto, quelli che non vanno a cellulare hanno bisogno di essere attaccati a un computer con una scheda video da un'ottocentina di euro. Si aspetta che l'Oculus riesca a farlo senza aver bisogno di un computer potente sopra. Altre domande su questo? Ma perché utilizzerà la potenza della computazione remota, che adesso quindi fa in streaming direttamente, cioè calcola in remoto tutto e poi ti manda al... Non si sa, secondo me no, perché hai un problema di lag, per il quale se io faccio un movimento e devo aspettare che i dati vengano pingati, elaborati, rimandati a me, in queste tecnologie se io ho anche un ritardo di 0,1, il motivo per cui questa roba non è stata fatta prima è perché non c'erano motori che riuscissero ad azzerare il ping. Se io ho qualunque tipo di ping là dentro, rischio di... Cioè, è come se tu ti sposti e io mi aspetto, cioè, di vedere il mondo che si gira e invece sto ancora guardando voi. Quindi non lo so, potrebbe darsi o non si... Il problema è che non si sa, cioè, questa roba è Facebook, ha detto, ragazzi, sarà fighissimo, ma non vi diciamo come lo facciamo. Quindi siamo un po' appesi. Non lo so. Vediamo cosa tirano fuori. Facendo un passo indietro, provando a mettere tutto quanto in una... in una logica, questa è un po' complessa, ma provo a spiegarmi, ammetto non è stato il migliore degli esercizi più chiari che mi sono riusciti. Sostanzialmente abbiamo augmented reality e virtual reality, la differenza è abbastanza chiara: augmented è un layer sopra la realtà, virtual reality è una nuova realtà completa. Da una parte c'è il real environment, ok, quello che esperienziamo costantemente, dall'altra il virtual. C'è un mondo che è completamente virtuale ed è completamente distaccato dalla realtà. Ipotizziamo che in modo che qualunque azione io faccia nel mondo virtuale, nel mondo fisico, ha zero impatti sul mondo virtuale che sto sperimentando. In mezzo c'è la mixed reality.
con un'interazione in cui io sono in un mondo completamente virtuale, ma ho la capacità di manipolare e interagire gli oggetti che io sto utilizzando. Ora provo a darvi un'idea. Queste beh, sono tutte quante le motivazioni, ovviamente abbiamo già detto, sono quello che ci siamo detti prima, avere la possibilità di immergere i nostri clienti nei nostri prodotti a un plus. Per dare un'idea in ambito mobiliare, scusami, IKEA ha fatto roba pazzesca sulla R, sull'augmented reality. Loro hanno una delle principali applicazioni, dove sostanzialmente da un iPad puoi fare una foto di una stanza e prendere i prodotti che hai e vedere come i prodotti si sistemano all'interno della stanza. Che non è male, perché considerando che una persona per poter vedere un prodotto in sé deve andare all'IKEA, se quello vuole vedere dentro la stanza deve farsi tendenzialmente delle immagini o dei sogni. Questo invece permette di avere un'intera stanza così arredata con mobilio IKEA, semplicemente spostando un cellulare o un iPad. Il rendering non è perfetto, ma è decente. Questo è quello di cui vi parlavo della mixed reality. E qui sono i tre casi studio che invece vi porto sull'ambito immersi. Il primo è Dolce Gusto. Dolce Gusto è un brand di proprietà di Nestlé e fanno macchine per il caffè e capsule. C'è la loro applicazione che vi permette di vedere come la macchinetta e altri prodotti di Dolce Gusto starebbero nella vostra cucina. Quindi voi scaricate l'applicazione, vi selezionate la macchinetta, la puntate sulla vostra cucina, la posizionate e vedete come sta, qual è lo spazio che ingombra, qual è il colore, com'è il render, eccetera, eccetera, eccetera. On top potete anche fare attività di risoluzione di problemi. Quindi per chiunque abbia un tipo di prodotti, tra virgolette, complessi da poter gestire, questa a sua volta è una soluzione per alleggerire la parte di assistenza tecnica. Cosa vuol dire? Se la mia macchinetta non funziona più, io posso utilizzare questa applicazione dove ho una persona virtuale che mi fa vedere sulla sua macchinetta virtuale passo passo come aprire la macchinetta, pulirla, togliere il calcare, rimontarla e provare a fare un sistema di risoluzione di problemi perlomeno base e poter fare una prima sistemazione. Magic Leap, da questa azienda ci sono delle aspettative che sono enormi. Loro praticamente fanno, però sono i leader nella mixed reality. Praticamente è un set che funziona con tre oggetti: gli occhiali, un pad come questo e un piccolo device alla cintura. Sostanzialmente permette di interagire con un mondo virtuale con i vostri arti. Immaginate di poter lanciare una palla a un vostro amico dall'altra parte del mondo con la mano in questo senso e l'altro vostro amico che riceve la palla e potete giocare così. È una cavolata, ma per esempio vi permette di prendere, non lo so, una pentola in un negozio in remoto e poterla manipolare, che è esattamente quello che ha fatto Alibaba. Alibaba è l'Amazon cinese, è enorme, attualmente tutti quanti i record di vendita di e-commerce non ce li ha Amazon, ce li ha Alibaba. Loro hanno creato un negozio completamente in realtà virtuale, cioè loro hanno preso un negozio già esistente, l'hanno filmato completamente e poi hanno messo il loro prodotto all'interno del negozio. Quindi voi potete andare nel negozio, vedete una scatola di cioccolatini, la potete selezionare e la scatola vi viene con tutto in realtà virtuale, la potete vedere in realtà virtuale e acquistarla. Quindi se non erro l'hanno fatto con Macy's di New York. Quindi vuol dire che voi potete comprare da Macy's è una catena di negozi americana, potete comprare da Macy's in qualunque parte del mondo attraverso Alibaba, da Macy's in New York. Anche questa è democratizzazione di esperienza. Per l'utente vuol dire democratizzazione. Per me si vuol dire avere clienti da tutto il mondo senza dover aprire un singolo punto vendita in più. Ci sono poi altri due trend che secondo me sono molto interessanti in questo senso. Uno è il portare il mondo digitale dentro gli store. Concetto di omnichannel, se vi dico omnichannel, come dice qualcosa, in ambito e-commerce e commercio in generale, da 3-4-5 anni a questa parte è venuto fuori questo termine, si chiama omnicanalità. Vuol dire poter avere lo stesso tipo di messaggio, di servizio, di approccio con il vostro utente attraverso tutti quanti i canali e in contemporanea poter, tra virgolette, cercare di soddisfare i bisogni di quell'utente attraverso tutti i canali. Vi faccio un esempio. Sono andato a comprare un paio di scarpe nel libro c'è riporto un esempio. Non nomino il brand, posso fare spoiler, è Geox.
Loro hanno un sistema di omnichannel molto figo. La mia esperienza è stata la seguente: sono andato nel negozio Geox, a Milano ce ne sono tre in centro, e ho trovato un paio di scarpe che mi interessavano, ma non era il colore esattamente che volevo, quindi io sapevo che Geox se la cavava bene su questa roba. Ho comprato il paio, ho preso il paio di scarpe, avevo uno sconto perché ero il mio primo acquisto dopo essermi registrato sull'e-commerce, e sono uscito dal negozio, ho fatto 40 metri, letteralmente sono 40 metri da un negozio all'altro, sono entrato nell'altro negozio e ho controllato se c'era il colore che stavo cercando. La commessa mi ha detto sì, c'è, è andata a prendere il paio di scarpe. In 2 secondi ha fatto cambio, me l'ha messa nella borsa e io sono uscito. Non ho praticamente neanche riconsegnato lo scontrino perché aveva tutto quanto sul sistema. Arrivo a casa, lascio il paio di scarpe, vado in vacanza, torno, mi rendo conto che hanno un difetto, quindi parliamo di una quindicina, 16-17 giorni dopo, prendo e vado in un terzo negozio Geox, dove le prendono, le ritirano e me li mandano indietro. Il tutto parlando costantemente con il customer care per chiedere orari d'apertura, disponibilità, eccetera, eccetera. Con il tutto, ancora prima mi ero iscritto sul loro e-commerce, quindi io ho utilizzato 3 loro canali che sono l'e-commerce dove mi sono iscritto, ho preso il codice sconto, che ho utilizzato nel loro store fisico, e che poi ho cambiato quando non ero soddisfatto per 2 volte dell'acquisto con loro. Questa è definita omnicanalità. Ci sono altri brand che adesso non nominerò, dove il costo di quell'esperienza è praticamente impossibile. E la soddisfazione del cliente che inizia ad abituarsi a questo approccio omnicanale inizia a risentirlo. Digital showroom vuol dire cercare di portare l'esperienza digitale dentro i propri store, con smart screen, con i monitor e gli specchi a realtà aumentata che vi permettono di provare i prodotti prima di acquistarli, e soluzioni simili. Quali sono i benefit? Immaginate di essere un brand con altre possibilità di customizzazione, quindi voi siete quasi degli artigiani che possono fare quasi tutto, ma non possono avere tutto in magazzino, perché se io faccio anelli d'argento non posso avere 20.000 anelli per far vedere che cosa posso fare, ma posso avere i rendering di 20.000 anelli. Attraverso uno store digitale io posso far vedere le anteprime degli anelli senza veramente produrli e poterli quindi vendere senza averli fisicamente già a disposizione, avendo zero, fondamentalmente zero magazzino e zero investimento su materia prima e produzione. Questi sono alcuni esempi, non esattamente in questa direzione, ma sul concetto di digitalizzare l'offline. Il primo è Amazon Go. Amazon Go è uno store, ne hanno aperti 2, non stanno andando benissimo ma per motivi tecnici più che pratici, di Amazon, dove praticamente voi entrate, non c'è cassiera, non c'è nessuno, entrate con il vostro cellulare, prendete i prodotti dagli scaffali e uscite. Fine. Il pagamento è tutto quanto automatizzato sulla vostra applicazione Amazon. Avete un mondo offline che però è gestito da un'entità online. Hanno problemi tecnici perché, vabbè, hanno problemi tecnici sulla tecnologia di riconoscimento delle immagini. L'altro è Velasca, è italiano, è anche uno dei casi che sono riportati nel libro. Apro una parentesi, nel libro ci sono una serie di casi come questi che vi sto presentando, e Velasca è uno di quelli a cui sono più affezionato. Loro sono un e-commerce che nasce online, è una startup italiana, vendono scarpe made in Italy. Ok? Loro vendono solo scarpe made in Italy e stanno costruendo un piccolo impero da questo qui, ma si sono resi conto che le scarpe hanno bisogno di essere tangibili, perché è un prodotto di lusso, è un po' come Zegna. Provate a vendere una scarpa da 250-300 euro senza poterla far vedere all'utente, è molto complesso. Quindi hanno aperto 2 negozi a Milano dove voi potete andare, vedere come sono le scarpe e acquistarle online. O vedete, acquistarle anche in store, ma da lì è possibile acquistarle online cambiando pelle, cambiando modello, cambiando colori, eccetera, eccetera. Questo invece, e qui mi riaggancio al concetto di prima, è molto difficile parlare di innovazione quando è una roba che si aspetta di tra un po'. Nintendo Labo è secondo me è un'idea molto interessante di Nintendo, che è uscita lo scorso mese, e è estremamente affascinante perché fa un percorso diametralmente inverso alla realtà virtuale. Nintendo fa videogiochi, ok? Il trend nei videogiochi negli ultimi 5 anni è di eliminare i CD, cioè minimo investimento nei prodotti, non c'è shipping, non c'è delivery, scaricare tutto quanto online, ok? Quindi la digitalizzazione dei videogiochi, ulteriormente a quello che già è stato un prodotto digitale. Nintendo è stata la prima a fare un passo indietro. Hanno fatto questo prodotto che è il Labo. Fondamentalmente loro hanno un prodotto che è il Nintendo Switch, quella roba lì che vedete rossa e credo sia blu. È il vecchio Game Boy, ok? Riammodernato.
adesso insieme a questa robetta qui vendono una serie di set di cartoncino che permette di poter utilizzare e interagire con lo Switch in maniera diversa. Quindi la parte di ludica che si sta cercando di digitalizzare sempre di più inizia ad avere una componente fisica, in questo caso del cartoncino che i bambini possono comprare e piegare, che costa 60 euro del cartoncino. Però questo è l'ultimo trend che presento prima di passare alle metodologie, e siamo un pochino qui su una roba un pochino più tecnica, parliamo prevalentemente di dati, di intelligenza artificiale e del suo utilizzo. Il trend è quello della DMP. Ora, questo in realtà è un approccio ai dati, il concetto che voglio far passare qui è che i dati sono il cuore del business e del commercio e ci si aspetta che lo saranno sempre di più negli anni a venire. Le DMP sono Data Management Platform, sta per Data Management Platform, cioè piattaforme di gestione dei dati. Perché è importante? Vi ho lasciato tre quotes a cui tengo particolarmente, in maniera particolare per la prima. In God we trust, everybody else please bring data, che vuol dire noi crediamo in Dio, chiunque altro deve portarci dei dati. E sostanzialmente i trend iniziano ad essere che i dati devono arrivare da ogni stream possibile, cioè da ogni interazione possibile con l'utente, con il mercato, e che possono essere utilizzati per tutta una serie di motivazioni e di applicazioni che adesso vi faccio vedere. Qual è il trend, perché l'ho messo in una slide di innovazione? Perché fino a ieri si parlava, non fino a ieri, ok, fino a un paio di anni fa, si parlava di big data. Oh mio Dio, la mia azienda produce un Boeing 747, diceva Boeing, produce 2 terabyte di dati all'ora. Bellissimo, peccato che siano dati non strutturati, cioè dati che non possono essere utilizzati nell'immediato, perché non hanno il formato giusto, perché non hanno un timestamp, per tutta una serie di motivazioni, problemi di qualità. Il trend che ci si aspetta di vedere, che si sta vedendo, è uno shift pesante sulla qualità, cioè avere dati sì, ma che siano utilizzabili, che siano chiari, che siano rilevanti e fin anche commercializzabili. L'altra parola che andrebbe lì detto, che non ho messo per mantenere il focus solo su quality, è che lì dentro c'è un mercato, un marketplace, dove chi fa lusso può comprare dati su lusso da altre piattaforme, chi fa mobilio può comprare dati su altre piattaforme magari di concorrenti che mettono in vendita i loro dati. I dati prima si pensava che fossero il petrolio della nuova era, adesso se ne ha più o meno la certezza. Perché i dati? Perché i dati permettono di fare tutta quanto una serie di cose molto interessanti, fra cui la personalizzazione delle esperienze, fino anche dei prodotti. Il concetto è avere dei prodotti che siano user incentrati sull'utente, user centric. Lo vedremo anche con le metodologie che adesso... Io sono un pochino più veloce perché vorrei avere più spazio per la Q&A. Come dicevo, prodotti e servizi concentrati sull'utente. Vi faccio tre esempi. Chi è che ha Spotify? Molto bene. Se avete Spotify adesso e andate nella sezione Discover, troverete Release Radar. Release Radar è una playlist alle cui spalle c'è un'intelligenza artificiale che lavora con i dati degli utenti. Che vuol dire tutto questo? Vuol dire che statisticamente ce ne sono due di playlist che fanno questa roba. Una è Release Radar, che usa l'intelligenza artificiale, e un'altra è Weekly Selection, una roba del genere. Idealmente, se voi ascoltate questa comparata all'altra, in teoria Release Radar dovrebbe presentarvi molte più canzoni che vi piacciono rispetto alle altre. Perché? Perché c'è un'intelligenza artificiale che si è addestrata sui vostri dati di MP, di XP di cui prima, che ha preso i vostri gusti e qui faccio una quote di una talk a cui tengo tanto, che sta cercando di entrare nella vostra testa e capire il vostro firmware per capire che cosa vi piacerà, prima ancora che voi lo sappiate, e presentarvi quelli che sono contenuti che a voi piacciono. Netflix, il terzo esempio, fa esattamente lo stesso. Loro addirittura, cioè nel 2011, furono i primi a fare un contest su intelligenza artificiale, da cui è nato il loro primo algoritmo che si chiama Pragmatic Chaos. Ci sono una serie di articoli su questo, andatelo a cercare. Tutte le sezioni che vi fanno il cross-sell, cioè che vi suggeriscono altri contenuti per farvi rimanere attaccati al servizio e chiedervi quei 15 euro al mese, sono per la maggior parte basate su intelligenze artificiali che usano i vostri dati e i dati di persone simili a voi per presentarvi quello che è il loro prodotto. Maestro indiscusso su questa roba è Amazon. Se voi doveste prendere un e-commerce e rifare l'e-commerce di Amazon, il design,
30.000 euro e ve la cavate, miliardi di euro di investimenti. Tutto il sito di Amazon che voi vedete è completamente modulare. Dietro non c'è neanche un designer che ci lavora, è tutto automatizzato. Se c'è un mercato che sta performando meglio di degli altri, il design di quel mercato viene trasmesso automaticamente a tutti quanti gli store di Amazon nel mondo, tenendo in considerazione gli utenti, la cultura, la lingua, i colori, le immagini, tutto quanto automatizzato. Dietro tutta quanta machine learning e intelligenza artificiale che gestisce quel tipo di contenuti. E va dal design ai prodotti. Quando voi aprite Amazon, voi vedete i vostri prodotti che Amazon vi suggerisce, che sono diversi dai suoi prodotti, dai suoi prodotti, dai suoi prodotti. Questo è quello a cui tutti gli e-commerce che hanno un'ampia selezione di prodotti stanno puntando. Avranno una privacy. Qua dietro ci possono essere anche i vostri prodotti, perché Amazon è un marketplace. Quindi chiunque abbia una produzione può mettere i propri prodotti lì dentro e metterli all'interno di questo carosello di show che viene fatto in automatico da questo corso. E anche qui chiudo con la parte di innovazione un po' più spinta. E-commerce predittivo. L'idea qual è? Ed essere diventati talmente tanto bravi a conoscere l'utente che si possono prevedere quelli che saranno i suoi bisogni prima ancora che lui li sappia. Non so chi di voi abbia studiato marketing o abbia delle conoscenze di marketing. Questo è il viaggio che guida una persona dal bisogno a praticamente il, diciamo, il post acquisto, quindi o il ritorno o l'advoco, il passaparola sul prodotto. Brevemente si va da need recognition, quindi oh mio Dio ho sete, a need description, forse con dell'acqua potrei risolvere questo mio problema. Cerco informazioni, qual è l'acqua che voglio prendere, supplier selection, ok, quest'acqua è prodotto da questo produttore, acquisto, post purchase, ok, sono soddisfatto, la consiglio a mio amico, non sono soddisfatto, riporto la bottiglietta indietro. Tutti quanti gli e-commerce funzionano attualmente su supplier selection, quindi io ho il mio need, vado, cerco, prendo e acquisto sull'e-commerce. L'idea è di spostare il momento di acquisto dal supplier selection al need recognition. Mi spiego meglio. Questi sono due esempi, non sono 100% predictive, ora vi dirò che cosa ci aspetta che avverrà nei prossimi anni, ma ci si avvicinano. Quella parte di subscription, di aiutiti. Il primo è Dollar Shave Club, loro sono stati acquisiti da Unilever per non so quanti milioni l'anno scorso. Abbastanza semplice, so già che avrò un bisogno di lame di rasoio da barba tot volte al mese. Voi potevate iscrivervi, lui vi faceva arrivare con una precisione chirurgica il pacchetto di lame che vi serviva nel vostro, nella vostra inbox a casa. Quindi il bisogno, nel momento in cui sorge il bisogno, avete il pacchetto che vi sta aspettando nella casella delle lettere. L'altro è Amazon Dash Button, è arrivato anche in Italia, ce ne sono parecchi. Il concetto è: sono in cucina, oh mio Dio, ho finito la pasta, ho il mio Dash Button Barilla, che in questo caso Dash è per la parte di lavatrice, diciamo in cucina sarà il Barilla Button, dove voi potete cliccare e un ordine viene immediatamente trasmesso ad Amazon che vi mette la pasta nel carrello e ve la spedisce a casa. Quindi qui non siamo ancora esattamente all'need recognition, perché devo aspettare la delivery, ma ci stiamo avvicinando. Cosa ci aspetta che accada? Ci si aspetta che accada che Amazon vi spedisca una maglietta e lascia a voi decidere se tenerla o meno. Ci si aspetta che, ok, io sto controllando le tue mail, ho visto che hai prenotato un volo per andare in Portogallo. Siamo a novembre, magari siamo a febbraio, in Portogallo fa più 20 gradi, magari ti serve un cappello, come quello che magari il tuo amico che ha i tuoi stessi identici gusti che sta venendo con te in Portogallo ha comprato. Io ti faccio arrivare intanto un cappello nella casella delle lettere. Se lo vuoi te lo tieni e mi paghi, se non lo vuoi me lo mandi indietro. Questo è il concetto di predictive commerce, cioè io ti faccio arrivare il prodotto fino anche un secondo prima che il tuo need, che tu sia consapevole del fatto che ne avrai bisogno. Chiudo e poi passiamo alle Q&A. Metodologie. Venire qui comunque valsa la pena solo per poter mettere Batman Lego in una presentazione. Tutte queste storie qui, ma in generale tutta questa parte di innovazione, di produzione, di rivisitazione dei business tradizionali,
deve essere fatta. Per poterla fare c'è bisogno tendenzialmente di esseri umani che collaborano da una parte e che lavorano con quello che già esiste o che deve nascere dall'altra. Difficilmente si possono fare queste cose in un'azienda che ha un carattere tradizionale senza dover interfacciarsi con ciò che già esiste, chi già ci lavora e chi ci sta per lavorare. D'altra parte, chi vuole aprire una startup, bene o male deve entrare su un'organizzazione. Questa slide è un po' un mashup, è la prima volta che la presento perché arriva anche da esperienze relativamente recenti, e presenta quelli che sono i principali trend in ambito metodologico che si applicano adesso in ambito startup, innovazione e digital transformation. A partire dal lato a destra, design thinking e lean startup, e praticamente identici, se non che se avete un'azienda e volete vedere, volete provare ad accendere dei processi innovativi al suo interno, vi consiglio di utilizzare design thinking. Vi permette praticamente di vedere il vostro processo di delivery del valore e di ristrutturarlo e rivederlo in chiave innovativa. Se invece siete un'azienda che vuole nascere, volete fare una startup, quello che vi consiglio invece è Lean Startup. Eric Rias, vabbè, con Andrea ormai ci viene la nausea se ne parliamo. Quello che fa design thinking, cioè vedere come deliverare valore attraverso l'innovazione nei mercati già esistenti o che nuovi mercati che volete aprire, con tutto quanto un approccio metodologico molto preciso. Tutto questo passa attraverso Lego Serious Play. Lego Serious Play è una disciplina che si basa sui Lego, ok? Ci sono dei corsi che vengono fatti, un altro nostro collega è molto forte su questo, Andrea Cocchi, e fondamentalmente serve per fare design di processi ad alto livello e prototipazione, insieme ad un altro paio di cose, no? Per questa tematica, design di processi e prototipazione. E in ultimo è l'implementazione vera e propria, cioè a un certo punto qualcuno dovrà sporcarsi le mani e farla sta roba, e lo si fa attraverso Agile tendenzialmente, Waterfall oppure Water Agile. Sono metodologie di implementazione software, più o meno. Agile, Waterfall e Water Agile possono essere utilizzati anche per hardware, per prodotti tradizionali, eccetera, eccetera. Qual è il giveaway di questa roba? Se voi volete fare innovazione, volete lavorare in ambiti innovativi, dovete studiare sta roba. Più ne sapete, più frecce avete nella vostra paretra, al vostro arco, ma attualmente il mercato si sta muovendo su questo. Le grosse tematiche sono design thinking, Lego Serious Play e Agile. Lean ormai è una cosa considerata veramente alla base della cultura delle startup. Ho finito. Scusate per l'immersione. Ciao.